Un nuovo slancio, questo l'auspicio che arriva da parte della CNA di Rimini che interviene sullo stato dell'economia della provincia. Occasione per fare il punto della situazione, la presentazione della 21ª edizione di Mobicult, una serie di iniziative culturali e incontri con i più grandi scrittori contemporanei. I dati almeno confermano che la ripresa c'è anche se sta notevolmente rallentando. Ci sono alcuni dati in crescita. Il volume delle transazioni, degli affari. Ci sono alcuni dati significativi invece in calo, come gli investimenti, il che sta a testimoniare dell'esistenza di una difficoltà ancora molto presente, soprattutto tra le piccole e medie imprese che non vedono una via d'uscita, attendono riforme strutturali che non vengono e il problema dei crediti commerciali diventa sempre più pesante. Il rapporto con gli istituti di credito non è migliorato, anzi è reso ancora più difficile dall'avvicinarsi dell'entrata in vigore di Basilea 3, che rallenterà i flussi di credito nei confronti soprattutto delle piccole imprese. Di qui l'importanza di avere noi come associazioni alcuni strumenti come i consorzi fidi, primo fra tutti Unifidi, che è il più grosso a livello regionale e forse a livello nazionale. Sulla questione Karim c'è un auspicio che si può fare da parte vostra? Ma l'auspicio che facciamo da parte nostra indubbiamente è che indubbiamente rimanga una banca al servizio delle famiglie e dell'imprenditoria locale. Attendiamo di essere convocati per sentire quale sarà il piano strutturale di questo importante istituto di credito della nostra provincia.